Misteria dolorosa. Deus in adiutorium meum intende. Domine ad adiuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem cieli et terre, et in Iesum Christum, Filium eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad exteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos, et in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Eternam. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In primo misterio doloroso consideratur, agonia Domini nostri Gesù Cristi in horto Getsemani. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In secundo misterio doloroso consideratur, flagellatio Domini nostri Jesu Christi. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In tertio misterio doloroso consideratur, coronatio spinea Domini nostri Gesù Cristi. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In quarto misterio doloroso consideratur, via crucis Domini nostri Gesù Cristi. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. In quinto mysterio doloroso consideratur, crucifixio et mors Domini nostri Iesu Christi. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in cielo omnes animas, preserti millas qui maxime indigent, misericordia tua. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve, ad te clamamus exules filii Eve, ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle, ei ergo advocata nostra, illos suos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Prosumo Pontifice ad indulgentiam lucrandam. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos al malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
In te sempre confida l'ardente nostro cuor, eleviamo l'inno santo sulla terra come in ciel. Cristo vince, Cristo regna, Cristo, Cristo impera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questa Santa Messa è celebrata in suffragio dell'anima di Luigi Albertazzi. Fratelli e sorelle, per celebrare meno indegnamente possibile i santi misteri, riconosciamoci bisognosi della misericordia del Signore, riconosciamo le nostre miserie. Esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie. Christe, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Preghiamo. O Dio onnipotente, guarda a noi tuoi fedeli, riuniti nel ricordo della nascita al cielo del Vescovo e Cardinale San Bonaventura, e fa che siamo illuminati dalla sua sapienza e stimolati dal suo serafico ardore, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Sapienza. Ho amato e corteggiato la sapienza fin dalla mia giovinezza, ho bramato di farla mia sposa. Mi sono innamorato della sua bellezza. Ella manifesta la sua nobile origine, vivendo in comunione con Dio. Poiché il Signore dell'universo l'ha amata, infatti è iniziata alla scienza di Dio e discerne le sue opere. Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita, che cosa c'è di più ricco della sapienza che opera tutto? Se è la prudenza ad agire, chi più di lei è artefice di quanto esiste? Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Ella infatti insegna la temperanza e la prudenza, la giustizia e la fortezza, delle quali nulla è più utile agli uomini durante la vita. Ritornato a casa, riposerò vicino a lei, perché la sua compagnia non dà amarezza, né dolore il vivere con lei, ma contentezza e gioia. Riflettendo su queste cose dentro di me e pensando in cuor mio che nella parentela con la sapienza c'è l'immortalità, il grande godimento vi è nella sua amicizia e nel lavoro delle sue mani sta una ricchezza inesauribile e nell'assidua compagnia di lei c'è la prudenza e fama nel conversare con lei. Andavo cercando il modo di prenderla con me. Parola di Dio. Il mio cuore gioisce nel Signore. Il mio cuore gioisce nel Signore. Il Signore è mia parte d'eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è stupenda. Il mio cuore gioisce nel Signore. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Il mio cuore gioisce nel Signore. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Il mio cuore gioisce nel Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come stelle per sempre. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo,
Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, quest'oggi celebriamo la festa per l'ordine francescano di San Bonaventura da Bagnoregio, considerato il secondo fondatore dell'ordine francescano. San Bonaventura nasce Francesco vivente nel 1220 e viene da bimbo miracolato proprio da San Francesco. Era malato, la mamma di Giovanni Fidanza, perché questo è il nome al secolo di colui che in religione si chiamerà Bonaventura, ricorre a San Francesco perché il suo figliolo era ammalato. San Francesco passava a Viterbo e lo vide e sembra che gli abbia detto proprio: oh, che buona ventura che tu hai, che buona sorte che tu hai, quasi a vederne il destino chiarissimo. A 20 anni va a Parigi ed entra nei frati e da subito dà una manifestazione di ciò a cui era portato maggiormente, cioè la contemplazione e lo studio. Lo studio, era attirato dallo studio, l'acquisto della sapienza attraverso lo studio delle Sacre Scritture. Conosceva benissimo le Sacre Scritture e già a 30-32 anni era un maestro nell'Università di Parigi e uno dei più alti e noti nella teologia mondiale, se non che purtroppo viene strappato agli studi e quindi a noi che veniamo secoli dopo non ci sono arrivati tante opere che ci sarebbero arrivate da cosa? Dall'impegno nell'ordine dei frati minori, perché un capitolo generale in cui i frati si riunivano per decidere chi dovesse essere il nuovo superiore nominò proprio lui, su suggerimento del ministro generale uscente Giovanni da Parma. Quindi nel 1257 diventa ministro generale dei frati e viene strappato agli studi, però quelle opere che di lui ci sono rimaste sia nel periodo accademico, poi come ministro generale e successivamente come cardinale e vescovo di Santa Romana Chiesa, perché questo ha voluto il Papa Gregorio X, che se lo è portato anche al Concilio di Lione nel 1274, ci dicono di un'anima eletta, perché veramente ha saputo ricondurre nella sua vita ciò che ha fatto nella scienza. In uno dei suoi opuscoli dogmatici, cioè quelli dottrinali, lui lo intitola La riconduzione di tutte le arti alla teologia, cioè tutte le arti, tutte le scienze, tutti i saperi trovano la loro ragion d'essere e il loro centro e il loro fine nella teologia, nella conoscenza di Dio, perché lui dice: qualunque conoscenza umana, se non viene indirizzata a Dio,
alla conoscenza del principio primo e del fine ultimo è una conoscenza vana e inutile. Nel suo generalato ha grande merito quello di aver scritto anche lui una biografia di San Francesco, ma diversa dalle altre, perché diverse biografie sono state prodotte in quegli anni. La più famosa era quella del Beato Tommaso da Celano, commissionata proprio dal Papa dopo la morte di San Francesco. Ma le biografie di San Francesco sono tutte, come dire, raccolte di fatti e aneddoti della vita del Serafico Padre. San Bonaventura no. San Bonaventura racconta sì fatti e aneddoti di San Francesco, però vi trova un disegno divino, un disegno più alto, una ragione teologica. San Francesco è il perfetto imitatore di Cristo. Per spiegare bene questa cosa dobbiamo spiegare, a brevi tratti, una dottrina tipica e cara a San Bonaventura, l'esemplarismo. Esemplarismo. Che cosa intende lui con esemplarismo? Lui praticamente dice che tutte le cose che esistono nel mondo hanno il loro exemplum, cioè il loro modello originale, nelle idee di Dio. Cioè, prima di esistere le cose nel creato, Dio le ha pensate. E le idee che Dio ha in sé delle cose che esistono sono la verità stessa delle cose che esistono. Quanto più le cose che esistono corrispondono alle idee di Dio, tanto più sono vere. Perché? Perché corrispondenti all'idea che il creatore ha di esse. E qual è l'exemplum, cioè l'esemplare fondamentale per l'essere umano? Cristo. Dio ci ha creati, dice la Genesi, a sua immagine e somiglianza. A sua immagine e somiglianza. Ma a immagine di Cristo, che Lui ha voluto come primo. Tutto ha creato, dice San Paolo, in vista di Lui. San Bonaventura è il primo a teorizzare il cristocentrismo, che poi sarà tipicamente francescano e sviluppato dai suoi discepoli dopo. Cioè, tutto viene ricondotto a Cristo, il quale è il principio, perché tutto è stato fatto per mezzo di Lui, ed è anche il fine di tutte le cose, perché tutto è creato in vista di Lui, cioè del momento in cui Dio entra nella creazione e si riveste di una natura umana. Quindi il processo di San Francesco, attraverso la sua santificazione, è una vera e propria cristificazione che fa sì che San Francesco si avvicini con la sua libera volontà all'idea di Cristo, si cristifichi perfettamente, e per questo San Francesco diviene nuova creatura, nel senso di San Paolo, nuova creatura, cioè quella creatura voluta da Dio, cioè così come Dio vuole l'essere umano. Per questo San Francesco è amico di tutti gli animali, per esempio, e anche il lupo feroce è amichevole. Per questo le potenze della natura, sconvolte dal peccato dell'uomo, perché tutta la creazione, dice San Paolo, geme e soffre a motivo del peccato che ha introdotto il disordine nella creatura e nella creazione, in San Francesco trova un ordine perfetto. Quindi gli obbediscono le forze della natura, gli obbediscono gli animali, è come se fosse ritornato all'idea primigenia che Dio aveva. Ecco la nuova creatura, ecco San Francesco. Questo è il grande merito di San Bonaventura, cioè l'aver dimostrato, ecco, in San Francesco questo cristocentrismo che lui ha teorizzato attraverso la sua teologia. Potremmo stare giorni a parlare della teologia di San Bonaventura. Io, per la verità, non sono così bravo da sbriciolarla e da conoscerla tutta e da offrirvela.
Vi offro l'opportunità di incuriosirvi, se volete, e andarvela a cercare. Alcuni opuscoli di San Bonaventura sono inaccessibili, semplicemente inaccessibili a tanti, a me soprattutto. Io ricordo quando ero nei primi anni di filosofia, chiedevo se potevo leggere L'itinerario della mente in Dio, che è un opuscolo famoso di San Bonaventura, nel quale lui parte dalla contemplazione delle cose create per giungere gradino dopo gradino alla contemplazione di Dio. E il maestro a cui mi richiesi questa cosa a quell'epoca mi dice: guarda, tu lo puoi pure provare, però è come per un alpinista in erba scalare la parete nord del Monte Cervino. Dov'è che arrivi? Effettivamente provai e chiusi, poi ci ho riprovato e ho richiuso, perché insomma ci sono tanti opuscoli che sono accessibili a tutti, per esempio appunto La vita di San Francesco, conosciuta come Leggenda Maior, molto bella, molto accessibile a tutti. Quindi spero, o il soliloquio dell'anima in Dio, in cui lui con un lirismo quasi, con accenti lirici e drammatici che richiamano i dialoghi di Dante con Beatrice o di Dante con Virgilio o il terzo e il quarto libro dell'Imitazione di Cristo o alcuni dialoghi di Sant'Agostino nel dialogo tra il maestro e il discepolo, lui cerca di portare l'anima alla vetta, che è la contemplazione, perché questo è il fine di ogni sapienza, cioè la sapienza, lo studio ci deve portare alla contemplazione. E in questo opuscolo lui conduce l'anima a considerare il mondo intimo, cioè considerare se stessa, come è formata per natura e come si è deformata attraverso la colpa e come poi si è riformata attraverso la grazia gratuita di nostro Signore. Poi il mondo esteriore, cioè per conoscere quanto sia instabile la ricchezza del mondo, quanto sia mutevole e vana la fama che possiamo avere tra gli esseri umani, e quanto miserabile sia la magnificenza terrena, la gloria terrena. Poi il mondo inferiore, per intendere la inevitabile necessaria morte, il giudizio, i novissimi, cioè la fine dell'anima che muore in disgrazia, le pene infernali. E poi infine il mondo superiore, cioè i gaudi del cielo, il frutto della contemplazione e la felicità eterna che abbiamo in Dio. Vedete, in questa struttura che lui ci presenta nel soliloquio già è presente gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, in nuce, c'è tutto. Bene, lui, questo soliloquio in cui conduce l'anima gradino per gradino a desiderare la sapienza, intesa come unione con Dio, come conoscenza di Dio, come contemplazione, lui lo conclude così: io ti prego, Dio mio, che io ti conosca e ti ami, perché eternamente goda di te. E se non lo posso con tutta la pienezza in questa vita, qui crescano almeno la tua conoscenza e il tuo amore, affinché il gaudio sia veramente pieno lassù. Sia qui nella speranza, lassù nella realtà. Io chiedo, Signore, quello che per mezzo dell'ammirabile consigliere tuo, lo Spirito Santo, suggerisci di domandare e prometti di dare, che cioè il nostro gaudio sia pieno. Mediti intanto qui ed ora questo gaudio la mia mente, la mia lingua ne parli, il mio cuore lo ami, la mia bocca ne intessa gli eloquenti sermoni e ne abbia sete la mia carne e tutto il mio essere, lo brami e voglia tutta la mia sostanza, finché non entri e non entrerò nel gaudio del mio Dio. Siano lodati Gesù e Maria.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa. Accogli, o Padre, questo sacrificio che ti offriamo nel ricordo di San Bonaventura e donaci di esprimere nelle opere la passione del tuo Figlio che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore nostro proclamò e volle la sua Chiesa sale della terra, luce del mondo, città sulla cima della montagna alla vista di tutti gli uomini. Al servizio di questo progetto d'amore tu hai suscitato San Bonaventura e lo hai arricchito coi doni dell'intelligenza e della sapienza perché fosse sul lucerniere della Chiesa una lampada di vivo fulgore da cui tutti venissero illuminati e riconoscessero la tua gloria. Ammaestrati dalla sua dottrina e dal suo esempio, con animo grato e devoto ora ci uniamo ai cori celesti per elevarti, o Padre, l'inno di lode. Sanctus, Ah.
Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, preghiamo per i nostri cari viventi. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, o Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno,
come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre, nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli, in particolare di Luigi, che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace, anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Custodiscano per la vita eterna.
Santa Comunione sarà distribuita anche sotto le due specie del corpo e del sangue di Cristo. Chi desiderasse ricevere solo il corpo di Cristo me lo fa presente al momento della comunione.
Preghiamo. I celesti misteri ai quali abbiamo partecipato infondano in noi, Signore, lo spirito del Tuo amore, perché sull'esempio di San Bonaventura, amandoti in tutte le cose e sopra ogni cosa, meritiamo di giungere alla celeste beatitudine. Per Cristo nostro Signore. Ecco, vi ricordo che oggi, come ogni venerdì, dopo la Santa Messa, non ci sarà l'ora santa e quindi le trasmissioni finiscono qui. Ci sarà invece, per chi è qui, la preghiera del Vespro e dopo il Vespro la preghiera della Via Matris nel bosco adiacente al santuario. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Per le necessità della Santa Madre Chiesa, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Immacolata Madre della Chiesa, San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfidia e le insidie del diavolo. Tu sii nostro sostegno, che Dio eserciti su di lui il suo impero. Noi supplichevoli lo preghiamo, e tu, principe della milizia celeste, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errano nel mondo a perdizione delle anime. O Arcangelo San Michele, difendici nel combattimento, affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. Amen. Preghiere francescane numero 6. O Signore, ti prego che l'ardente e dolce forza del tuo amore rapisca la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia per amore dell'amore tuo, come tu ti sei degnato morire per amore dell'amore mio. O alto e glorioso Iddio, illumina il cuore mio, dammi una fede retta, una speranza certa, una carità perfetta, un'umiltà profonda, volontà e intelligenza per conoscere e compiere la tua santa volontà. Amen. Ave Maria, qui siamo a pregare, che candida e pia dall'alto ci appar. Vergine divina, o gloria del ciel, tu sei regina del popol fedel. Qui nella diletta tua chiesa veniam, o Vergine eletta, qui noi ti preghiam. Vergine divina, o gloria del ciel, tu sei regina del popol fedel. Col cuore fidente di fervida sfer, o Vergine potente, veniamo a te. Vergine divina, o gloria del ciel, tu sei